era Malapian del Re, nel territorio di comunale di Val di Nizza, in un ambiente che è una sommatoria di habitat del tutto particolari, dove sono ospitate specie anche di grande pregio, come ad esempio la salamandra pezzata o altri vertebrati, sia uccelli sia mammiferi, molto pregiati dal punto di vista naturalistico. In queste zone è facilmente individuabile una serie di ungulati, ormai comuni in tutto l'Appennino, ma anche specie più rare, come ad esempio il lupo, o di recente arrivo anche l'istrice. Diversi sono gli uccelli che possiamo osservare tra le fronde di questi alberi, ma sono anche molto comuni rettili e anfibi di diverse specie, anche protette a livello europeo. Storia che è ultrasecolare, e in questo bosco ne possiamo vedere veramente di immensi, come questo che addirittura si è aperto nel corso dei decenni e degli anni, ma è ancora molto attivo e prolifico, come si può vedere dalle fronde. E questo bosco di castagni appunto secolari è un po' il cuore del PLIS di Oramalapian del Re. E sia perché è al centro, geograficamente parlando, di questo territorio di parco, sia perché proprio è un emblema della sua storia anche, e la possiamo rivedere percorrendo questi sentieri che ci parlano praticamente, con queste fronde particolari, questo paesaggio, questi giochi di luce estremamente incredibili, soprattutto in questa stagione dove le fioriture sono ancora abbondanti.